stata data la delega come Ministero dell'Ambiente ad Expo, e sicuramente perché il Ministro Martina aveva la delega del governo ad Expo, ma abbiamo iniziato davvero a lavorare in quell'occasione con Andrea e non abbiamo mai smesso, abbiamo sempre cercato di fare rete, per cui l'ho voluto qui al tavolo degli sprechi alimentari, ma poteva benissimo essere a qualsiasi altro tavolo, proprio perché ritengo che, come ha detto Ilaria adesso, ci sia la necessità di interloquire fra di noi, perché le nostre materie sono tutte unite alla fine in un'unica materia, che è la volontà di far crescere il nostro paese. Passo la parola per un breve saluto ad Andrea. Grazie, davvero poche parole perché credo che la mattina sia densa di contenuti per quello che emergerà dai tavoli, ma volevo anch'io ringraziare innanzitutto Barbara Degani e tutti coloro che hanno lavorato per queste giornate di confronto e sottolineare quanto sia davvero importante ragionare riguardo al tema educativo, perché noi tutti abbiamo l'esatta percezione che per quanto riguarda la tutela dell'ambiente oggi non abbiamo più tempo, abbiamo necessità di accelerare, abbiamo necessità di portare tutte le persone ad acquisire la consapevolezza di quali sono i rischi e anche di quali sono i corretti comportamenti per andare concretamente a mettere in atto appunto delle soluzioni rispetto a questo mondo sempre più malato. E noi abbiamo per far questo appunto un unico vero grande strumento, che è quello educativo, perché le politiche sono fondamentali, non possiamo naturalmente sottrarci alle nostre responsabilità, ma se non interveniamo in logica educativa non riusciamo a cambiare le cose. Io parto dall'esperienza del comparto che qui rappresento, quello del mondo agricolo. Voi avete ben chiaro che 30 anni fa parlare al mondo agricolo di sostenibilità voleva dire in qualche modo avere, se non brusio in sala o aperta contestazione, quantomeno sguardi di non comprensione delle cose che si dicevano. Oggi l'agricoltura stessa assume il principio della sostenibilità come elemento cardine del proprio sviluppo, quindi abbiamo in 30 anni cambiato questo, eppure ci rendiamo conto che dal momento in cui si comprende un'istanza al momento in cui si è capaci concretamente poi di rispondere alle sfide della sostenibilità passa un altro tempo, c'è bisogno di un altro spazio. Allora capite che noi dobbiamo accelerare in questa logica educativa, accelerare in questi processi che sappiamo essere estremamente necessari per poter procedere, poter avere questo cambiamento che auspichiamo. Allora l'incontro odierno, e di questo ringrazio, è estremamente importante. Con questa visione completa, poco fa collega Ilaria diceva, non possiamo più settorializzare, non possiamo più dividere a comparti, è una sfida comune, è una sfida certamente per chi tutela la bellezza del nostro paese, di quella straordinaria appunto Italia che noi conosciamo, ma anche di chi opera nel territorio, nell'ambito agricolo, per andare appunto a garantire produttività ma anche tenuta del territorio, tenuta della popolazione nelle aree rurali, nelle aree interne del paese. Ebbene, con questa logica e con questo però grande slancio educativo noi vogliamo appunto anche contribuire con questa giornata a questa crescita complessiva del paese. Grazie.